C'è la rabbia del Siena e l'Inter campione d'inverno, il sorpasso di Maicon in fuorigioco e l'ottava vittoria consecutiva dei campioni d'Italia, la corsa senza freni di Mourinho e la sua analisi onesta, perché accanto al disordine delle emozioni c'è pure la consapevolezza di un destino amico. Ma è la corsa dell'allenatore fortunato, è la corsa dell'allenatore che non aspetta di vincere la partita, che sapeva che in questo momento il più logico era andare a casa con un punto, e che ha risultato esattamente per questa fortuna. Il primo vantaggio di Maicon orienta una sfida che l'Inter non gioca mai ai suoi livelli. Il momentaneo pareggio di Karja è un premio che il Siena merita ampiamente, perché ha corsa e organizzazione, ritmo, voglia e occasioni. Neanche una traversa di Ibrahimovic può bastare a soffocare i rimpianti di Giampaolo, che avrebbe fatto volentieri a meno di tutti i complimenti giunti dopo la svista finale, pur di non consegnarsi alla sosta senza punti, una punizione che non merita. È chiaro che questo errore ci è costato caro, perché sarebbe stato un risultato positivo per noi, meritato, di prestigio, tante cose.